avevamo detto all'inizio che le domande importanti da porsi erano due. Una teorica, il potere politico da che cosa deve essere limitato, e l'altra invece pratica, come limitare il potere politico. Alla prima risposta abbiamo, alla prima domanda abbiamo risposto. Quindi ora Birindelli affronta la seconda domanda: come limitare il potere politico? Come passare da un sistema in cui è la legge a derivare dall'autorità, cioè la nostra democrazia totalitaria, all'altro paradigma in cui è l'autorità a derivare dalla legge, cioè la democrazia. Come si può realizzare questa rivoluzione copernicana in ambito politico? E qui Birindelli avanza una proposta concreta per fare questa rivoluzione copernicana. E la sua proposta è l'offerta privata della legislazione. Questa offerta privata della legislazione ha molti punti in comune con Bitcoin, la piattaforma tecnologica che sta rendendo possibile un'altra rivoluzione copernicana nel campo del denaro, per passare dal denaro fiat attuale al denaro vero. Vediamo che cos'è Bitcoin. È una piattaforma tecnologica che consente una certificazione decentrata della proprietà e permette di bypassare soggetti terzi nelle transazioni. Questo è l'elemento fondamentale. Bitcoin, questa piattaforma tecnologica, è una tecnologia rivoluzionaria e in campo monetario rappresenta la criptovaluta Bitcoin. Bitcoin non è nata sostituendosi al denaro fiat, anche se lo sostituirà insieme alle altre monete digitali, le altre criptovalute. Ma non è nata per sostituire il denaro fiat, ma soltanto per affiancarlo. Bitcoin è un progetto privato che è nato senza chiedere il permesso a nessuno e ha prodotto il superamento di fatto del corso forzoso e quindi ha cominciato ad avvelenare il denaro fiat. Avvelenamento che porterà gradualmente alla fine del denaro fiat. Come è avvenuto questo avvelenamento? È avvenuto perché le persone hanno convenienza a usare e detenere i Bitcoin, in quanto è una moneta che non può essere arbitrariamente inflazionata dallo Stato, cioè dalle banche centrali. Ecco quindi la proposta di Birindelli di fare la stessa cosa per la legge, cioè la proposta di una offerta privata della legislazione, che viene trattata più in dettaglio nell'ultimo articolo di questo libro. La proposta di Birindelli non è di sostituire dall'alto la legge fiat con la legge, questo sarebbe utopico. Al contrario, la proposta è di affiancare la legge alla legge fiat, di farlo privatamente senza chiedere il permesso a nessuno e di farlo attraverso, creando una struttura di incentivi che andrà ad avvelenare la legge fiat. Grazie a questa struttura di incentivi le persone potranno individualmente concorrere al restauro della legge, ma lo faranno non per motivi morali, ma in funzione del proprio interesse, cioè saranno mossi dall'interesse personale. In questo modo saranno gradualmente ripristinati il denaro vero, quindi il denaro non fiat, e la legge vera, cioè la legge non fiat, che sono da intendersi entrambi come limiti non arbitrari al potere politico e sono due ordini spontanei della società. Birindelli è scettico riguardo all'utilità di diffondere preliminarmente la cultura della libertà fra le masse. Basti pensare alle odierne elite intellettuali il cui pensiero non è capace di uscire dalla gabbia in cui è stato rinchiuso dallo Stato moderno. Al contrario, una struttura di incentivi pratici, concreti, non richiede alle persone che ne approfittano né lungimiranza né cultura della libertà, non richiede di essere fuori da quella gabbia mentale, richiede semplicemente alle persone di fare ciò che sanno fare meglio, cioè i propri interessi, e facendo liberamente i propri interessi, le persone potranno gradualmente acquisire la cultura della libertà senza nemmeno rendersene conto. In conclusione, la democrazia totalitaria è un fine in se stessa. La legge fiat è il mezzo per raggiungere questo fine. La democrazia, al contrario, non è un fine, ma è un mezzo, è uno dei tanti mezzi possibili per raggiungere il fine ultimo, che è la sovranità della legge, intesa come principio, e quindi per raggiungere la libertà. Il problema odierno delle democrazie totalitarie non sono i politici sono la manifestazione del problema, non la causa. La causa del problema è il positivismo giuridico, cioè la legge fiat.
Senza estirpare il positivismo giuridico non ci può essere legge, né libertà, né capitalismo, né prosperità.